Il Vangelo che abbiamo appena letto, il Vangelo di questa domenica, in realtà si adatta bene a descrivere la vita di ciascuno di noi. Questa espressione che si ritrova qui all'inizio di questo Vangelo, Gesù dice ai discepoli a un certo punto, passiamo all'altra riva, in realtà è una espressione che può essere adattata alla vita di ciascuno di noi. Che cos'è la nostra vita, in fondo, se non una traversata, se non un passaggio, se non un passare da una parte all'altra? Tra l'altro, questo passare è l'espressione che si ritrova dietro al significato profondo, cioè al senso profondo della nostra fede, perché la nostra fede è basata su un passaggio, cioè sulla Pasqua di resurrezione, che è un passaggio, è il passaggio dalla vita vecchia alla vita nuova, è il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà dei figli di Dio, no? Quindi questa espressione passiamo all'altra riva è proprio l'espressione che manifesta la realtà della nostra vita. Il Signore che ci invita ad attraversare la nostra vita. E che cosa fa? Che cosa fa questo Signore? Ti consegna le chiavi della tua vita, cioè ti consegna le chiavi della barca. In realtà Gesù sale sulla barca, attraversa, ci fa attraversare da una sponda all'altra, quindi ci accompagna nella traversata della nostra vita, stando a bordo, ma consegnandoci le chiavi, consegnandoci la guida di questa barca.